Ciao, sono Luca e in questo video, sempre nell'ambito scheda palestra per quanto riguarda il paradigma dell'autoconsapevolezza, che è quello che propongo io, vedremo perché non sei, come dice il titolo, un cyborg ed è fondamentale che impari ad ascoltarti. Ovviamente cyborg è una battuta per dire che troppo spesso, se non sempre nell'ambito razionale, paradigma razionale, l'essere umano viene visto per l'appunto come un cyborg al quale applicare una fredda teoria razionale, che può essere più o meno corretta. Però in tutto questo non viene mai preso in considerazione molto altro. Quindi in realtà, per come funziona il paradigma razionale, un motore a combustione interna oppure il corpo umano vengono visti, vengono diciamo messi allo stesso livello, ma ovviamente c'è una differenza enorme, e cioè che il motore a combustione interna non ha tutta una serie di dinamiche più o meno sottili e profonde che invece l'essere umano ha e che molto spesso possono andare a influenzare la forma fisica. Quindi mettere sullo stesso piano un motore a combustione interna e il corpo umano è ovviamente abbastanza limitante, per non dire di peggio. Quindi un paradigma che è nato, suppongo, nel corso del tempo sulla base un po' della rivoluzione scientifica, però sicuramente ha i suoi grandi limiti. E considerare il corpo umano in termini di forma fisica a settori, senza vedere un po' la panoramica, la big picture, e considerarlo, ripeto, allo stesso livello di un motore a combustione interna, è ovviamente molto molto limitante, per non dire di peggio. Per questo io parlo sempre di ascoltarsi, di autoconsapevolezza e quant'altro, perché non sei un cyborg, come dice il titolo, e c'è molto altro dietro. E soprattutto nella perdita peso intervengono dinamiche molto sottili, molto profonde, molto importanti, che vanno oltre il mero aspetto numerico. Se bastasse, come già detto mille molte volte, la fredda teoria razionale, ormai chiunque con uno smartphone va online, accede a tutto lo scibile umano nell'arco di un mese e in qualsiasi ambito, e dopodiché anche nell'ambito forma fisica, magicamente fra 2 mesi vince il Mister Olimpia, banalizzando e semplificando. In realtà c'è molto altro dietro, ma il molto altro non lo vai a, diciamo, a indagare, a conoscere razionalmente, quindi non è la teoria razionale, molto spesso contraddittoria, che fa la differenza, tanto più che in molti casi, anche se non è contraddittorio, non si applica a te perché tu sei diverso da ognuno di noi. E quindi in realtà quello che fa la differenza è la conoscenza di sé, come già dissero i greci milioni no, qualche migliaio di anni fa. La conoscenza di sé, che però non passa dalla mente, passa dal corpo. Per questo parlo sempre di ascolto di sé, di autoconsapevolezza. Il corpo nel momento presente ti rimanda sempre a quello che tu sei realmente, al di là un po' delle maschere che ti sei creato, e tutto questo, per quanto possa sembrare magari filosofico o teorico, in realtà diciamo, determina differenze e risultati molto importanti in alcuni casi a livello di forma fisica, soprattutto per la perdita peso, perché ovviamente se io sono così, a livello più o meno energetico, ci siamo capiti, diventa molto difficile perdere il grasso in eccesso, e non è un discorso ovviamente di togliere 2 o aggiungere 3 come se fossi per l'appunto un motore a combustione interna. Quindi ripeto, diventa ridicolo, e spero che sia un concetto piuttosto scontato, mettere sullo stesso livello una macchina priva di anima con un essere umano, perché l'essere umano è ovviamente, diciamo, come si dice, abitato da dinamiche, da chiamole come vuoi, molto molto importanti, che ovviamente è fondamentale andare a indagare, però tramite il corpo. Quindi quantomeno iniziare, nel momento in cui mi alleno a casa in palestra, ad ascoltarmi, quindi sento un po' come rispondono i vari gruppi muscolari, già lì sei avanzato rispetto all'utente medio che va in palestra, non si ascolta e ovviamente esegue una scheda a caso meccanicamente. Dopodiché, se uno va ancora più a fondo, quindi autoconsapevolezza 2.0, e arriva anche all'estremo di ovviamente condividere un po' quello che io, diciamo, ho creato nella videoguida allenamento energetico sul mio sito, piano piano cominci ad andare un po' più a fondo e renderti conto che c'è molto altro, ripeto, soprattutto nella perdita peso. E sono dinamiche che vanno a influenzare non solo la forma fisica, che poi dopo è solo il pelo dell'acqua, ma tutto quanto c'è dietro, sopra, sotto e quant'altro. Quindi in realtà la forma fisica è sempre, noi la vediamo solo in ambito razionale come risultato di come ci alleniamo, in realtà c'è molto altro sotto, quindi il pelo dell'acqua inevitabilmente è influenzato dalle correnti che ci sono sotto, ed è fondamentale andare a conoscere queste correnti, ma non puoi conoscere dall'esterno, puoi solo tuffarti nel tuo corpo, sentire mentre mi alleno e al di fuori, e permettere quindi al corpo stesso, in termini di sensazioni, di comunicarti tantissime cose che poi dopo sono, diciamo, spiegabili solo in un contesto in cui tu ti conosci, quindi sai cosa eventualmente una sensazione ti sta comunicando a un livello non razionale, però ma di sensazioni, un po' come una canzone che ti piace, cominci a ballare, quindi non è un discorso razionale. Quindi è fondamentale avere una diversa percezione
e che appunto discorsi che io ho etichettato come autoconsapevolezza per dare un senso alla cosa, e in modo tale che in 2 secondi arriva il concetto, dopodiché da lì piano piano vai sempre più a fondo e ti rendi conto che ovviamente c'è molto altro. Il paradosso è che il discorso razionale ci limita tantissimo, perché se anche raggiungi l'obiettivo comunque è sempre un discorso di operare in un contesto di cyborg, schiavo di Skynet, dove conti tutto, controlli e vivi in maniera un po' meccanica, e tipo danza del robot, e ci perdiamo comunque nel migliore dei casi l'aspetto più, diciamo, più sottile, più di divertimento, più di lasciare andare il controllo, di flow, chiamalo come vuoi. Viceversa, un po' come dire un musicista che suona in maniera molto precisa tecnicamente, però senza anima. Viceversa, magari l'altro musicista, può essere magari anche leggermente meno bravo tecnicamente, però ha un flow molto più potente, e quindi ovviamente arriva e comunica molto di più che non suonando come un computer. Quindi in realtà, ribadisco, lì sta la persona a scegliere, una volta che ha la consapevolezza, se condividere di default il paradigma razionale, quindi conto tutto perché alla fine la mia macchina il mio corpo è una macchina, è una caldaia dove conta solo buttarsi della legna dentro, oppure dire no, e ovviamente c'è molto altro, e dopodiché in questo contesto l'allenamento con i pesi può diventare uno strumento per andare oltre, per conoscersi al meglio, così come non conta il tipo di esercizio che fai in palestra, che conta solo quello che senti, anche in questo caso non conta tanto quello che fai in termini di allenamento con i pesi, meditazione, yoga, quant'altro. Tutto questo può essere uno strumento per conoscerti al meglio e avere benefici in tutti gli ambiti della vita. Quindi ti rimando un po' alla pagina sul mio sito dedicata all'autoconsapevolezza per avere tutto in maniera dettagliata, metafore, teoria, pratica, esercizi e quant'altro. Ti rimando ovviamente alla mia videoguida allenamento energetico, e cose molto particolari però molto potenti nel generare un risultato non solo nell'ambito forma fisica ma in tutti gli ambiti, per avere un grande salto di qualità, fare un grande salto di qualità in termini di conoscenza di sé e di risultati. Quindi ti rimando un po' a tutto questo, e mi raccomando, non sei un cyborg, notizia è shock, e c'è molto altro dietro, ma il molto altro non si può indagare razionalmente, ma ascoltandosi e imparando ad ascoltarsi. In palestra, come a livello tecnico e anche metaforico, e al di fuori. Infine, come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, ti rimando al mio servizio di personal training online, con il quale posso aiutarti a distanza. Ciao! Per quanto riguarda l'aumento della massa muscolare, qui trovi gli altri esercizi. Ti invito a iscriverti al mio canale.